Illustri archeologi, la professoressa Bonanno dell'Università di Tor Vergata e il professore Aravantinos, archeologo greco eminente, punto di riferimento per chi un po' come me si è occupato di colonizzazione greca. E quindi questo penso faccia molto piacere al dottor Germani, che mi ha raccontato prima di essersi formato con la professoressa. E il museo di Aquino, io segnalo i musei che conosco in prima persona e i musei che non conosco. Questo è una storia che non conosco e che sarò curioso di vedere dal vivo, ma intanto di ascoltare. Oggi pomeriggio abbiamo avuto modo di confrontarci prima dell'inizio con il dottor Germani, che mi ha un po' tolto la curiosità relativa a questa importante dedica, a questo nome così carico per noi di valore, per tutti gli archeologi. Khaled Al-Assad, sapete tutti, l'archeologo palmireno ucciso barbaramente diciamo nel luogo cui aveva dedicato la sua vita, e quello della passione degli archeologi per il loro mestiere è anche l'elemento cardine di questo ciclo di conferenze, storie di persone di musei che stanno evidenziando quanto amore vi sia nei professionisti dei beni culturali che, dopo aver compiuto percorsi di formazione di eccellenza, si dedicano anima e corpo a questi presidi culturali territoriali, fondendo la loro vita con quella delle persone che questi musei raccontano e delle persone che questi musei fruiscono. E questo è splendido, evidenziarlo in un museo che ha questo nome così importante. Il dottor Germani probabilmente ci racconterà molto di più al riguardo. Storie di persone di musei è un ciclo che nasce sotto il patrocinio di ICOM Italia nell'ambito del programma dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Evidenzio sempre all'inizio delle conferenze che siamo probabilmente, so per certo che siamo, se non la prima, entro la terza iniziativa che si è proposta a livello nazionale in questo calendario. Abbiamo cominciato lo scorso 7 novembre un cammino che ci sta portando attraverso la conoscenza di 42 realtà distribuite su tre regioni, Lazio, Umbria e Toscana. Ieri segnalavo al pubblico presente che ha ascoltato il racconto affascinante del Museo di Castiglion Fiorentino che con la conferenza di oggi finalmente esauriamo la prima pagina del programma e giriamo pagina sulle prossime. È stata, posso dire, finora davvero un'esperienza eccezionale che ci ha consentito di scoprire, dando un volto alle persone che curano questi monumenti, ciò che c'è dietro la Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa per l'eredità culturale, la Convenzione di Faro, che ricorda quanto sia centrale il ruolo dei cittadini nella tutela attiva e nella valorizzazione del patrimonio archeologico. Cittadini responsabili della tutela, cittadini che fruiscono di ciò che viene tutelato. Nello spirito dell'altro elemento che ispira questo ciclo, il Decalogo per un museo che racconti storie quotidiane del premio Nobel Orhan Pamuk, che pone al centro dell'attenzione le storie e non soltanto la storia, le persone e non soltanto le cose, e ci aiuta a guardare i musei da una prospettiva indubbiamente migliore rispetto a quella spesso troppo tecnica e astratta cui eravamo abituati, cui siamo stati abituati. Non rubo altro tempo, chiudo questa breve presentazione con due altre parole. Questo è un omaggio simbolico che faccio al nostro relatore. Contiene all'interno un fascicolo della rivista Forma Urbis che, insieme alla Fondazione di Acultura, finanzierà l'edizione degli atti che conterranno le 42 storie di persone di musei. Questi fogli contenuti all'interno della rivista sono le norme redazionali per la consegna di un contributo che aspettiamo
per luglio, quindi vi chiederemo di fare un supplemento di lavoro, e da parte del Presidente di Com Italia Tiziana Maffei chiedo a tutti i nostri relatori di voler inserire in questo contributo un cenno alla missione del museo, perché è un po' la carta d'identità, ciò che uno si augura e cerca di fare perseguendo i propri scopi istituzionali. E sarà bello vedere e confrontare le 42 missioni di tanti musei. Penso che nella introduzione dichiarerò quella che è la nostra missione del Museo di Villa Giulia. Quindi la ringrazio, dottor Germani, per aver accettato il nostro invito, e vado ad ascoltarla con estremo piacere. Grazie. Credo che, buonasera a tutti e grazie per essere qui. Credo che forse potremmo partire con un video che abbiamo realizzato proprio lo scorso anno di promozione turistica del Museo di Aquino, ma in particolare della città di Aquino, perché noi siamo museo della città e del territorio. Quindi magari subito dopo questo video potremmo parlare anche un po' meglio di quello che è il nostro territorio e il nostro museo. Thank you.
Questo è un video che abbiamo realizzato nel corso del 2016, proprio perché volevamo rispondere a una forte esigenza di rappresentare anche sul web la città di Aquino e di portare a conoscenza di un pubblico sempre più ampio quelle che sono alcune dei monumenti, delle antichità presenti in questa città. Vi dico che per esempio in questo video non figurano alcune delle antichità dell'area archeologica dell'antica Aquinum, in quanto per una divisione territoriale alcune di queste antichità ad oggi ricadono in un comune vicino. Sebbene facessero parte dell'antica città di Aquinum, ad oggi non ricadono nel territorio comunale di Aquino, ma nel territorio comunale della vicina Castrocelo. Però la città romana può vantare un grande edificio termale, attualmente in scavo da parte dell'Università del Salento del professor Ceraudo, un edificio basilicale absidato e un grande tempio centrale per lunghi anni ritenuto un capitolium, oggi secondo gli studi più recenti del professor Quarelli invece possibile tempio di Giunone Populonia. Non parlerò tanto dei monumenti e delle realtà archeologiche. In questo ciclo che è dedicato ai musei e alle persone volevo portarvi invece quella che è la storia di questo museo, parlandovi un po' di quelli che sono stati i momenti di costituzione, quindi dalla nascita avvenuta nell'anno 2000 fino a quando alla fine del 2013, agli inizi del 2014, nel 2013, scusate, ho preso l'incarico di direttore di questo museo, quindi dopo 13 anni dalla sua nascita, e da subito mi sono reso conto che c'erano evidentemente dei problemi all'interno di questa struttura che riguardavano l'allestimento, ma l'allestimento forse era l'ultimo dei problemi, perché evidentemente non era stato chiaro a chi aveva progettato all'inizio questo museo quale fosse la missione innanzitutto del museo, ma anche quale fosse la storia che questo museo voleva raccontare. In questa diapositiva vedete appunto l'invito che fu presentato nel 2000, nel dicembre del 2000, quando in seguito alla intercettazione di alcuni fondi europei arrivati al comune di Aquino alla fine degli anni 90, si decise di ristrutturare il vecchio mattatoio comunale e destinarlo a museo della città di Aquino. L'indicazione, la scelta del luogo e della struttura non fu casuale, in quanto innanzitutto era forse la struttura con la maggiore possibilità di superficie interna utilizzabile per una struttura di questo tipo, e poi perché il museo ricadeva in un'area che funge ancora oggi da centro di collegamento, da area di collegamento tra quello che è la zona occupata dall'abitato, dal pianoro su cui si era sviluppata la città romana, la zona invece in cui si era poi spostato il centro d'età medievale e infine l'ampliamento che si era avuto in età moderna e contemporanea con quello che è l'attuale città di Aquino. Quindi, ecco, questa è in realtà una pianta di ricostruzione dell'abitato romano. Tutta questa zona che vedete in bianco corrisponde esattamente all'estensione della città romana antica. Come vedete è attraversata da questo cardo che è costituito dalla Via Latina e il museo si trova in questa posizione. Non siamo in mezzo ai laghi, perché questi laghi sono scomparsi dal XVI secolo, poiché la famiglia Boncompagni aveva acquistato quello che restava dell'antica contea di Aquino e aveva bonificato quest'area, perché questi che erano originariamente tre laghi erano diventate delle aree paludose. Il museo dunque si trova esattamente in quel punto, tra la città romana, la città moderna che è esattamente in quest'area, la zona del monumento della chiesa della Madonna della Libera, un monumento romanico molto interessante, e la città invece d'età medievale, che è quella che sorge intorno al castello, al palazzo comitale dei Conti di Aquino. Quindi, come vedete, è un punto nevralgico tra tutte queste situazioni.
Questi sono, ma li abbiamo in parte già visti con il video, sono alcuni dei monumenti di Aquino per i visitatori che giungono ad Aquino oggi. La chiesa della Madonna della Libera, probabilmente edificata anche grazie all'aiuto delle maestranze che stavano lavorando in quello stesso periodo, o meglio che avevano appena terminato probabilmente il cantiere della Basilica Desideriana di Monte Cassino, e che quindi si spostavano, poiché Cassino dista pochissimi chilometri, si spostarono di poco per poter probabilmente dare seguito ad un progetto di una delle esponenti della famiglia dei D'Aquino, che aveva fortemente voluto questa chiesa. E poi qui a destra alcuni monumenti dell'Aquino medievale, il Palazzo dei Conti d'Aquino, a sinistra invece Porta Capuana o San Lorenzo, e sotto uno degli archi onorari forse più antichi d'Italia, il cosiddetto Arco di Marcantonio, che proprio a causa di quella bonifica effettuata dai Boncompagni nel XVI secolo versa da allora in questa condizione che lo ha praticamente trasformato in chiusa per le acque, poiché dal XVI secolo la famiglia Boncompagni decise di trasformare l'arco in chiusa per servirsene per le attività industriali che aveva impiantato subito alle spalle dell'arco stesso. E dal XVI secolo persiste questo diritto sulle acque di questo corso da parte di coloro che occupano l'area industriale subito alle spalle di questo monumento, per cui il monumento ad oggi risulta ancora parzialmente sommerso dalle acque. Quando sono arrivato al Museo di Aquino, vi dicevo, la situazione che ho trovato era una situazione che sicuramente andava a gratificare l'amministrazione che c'era stata negli anni precedenti, perché era stata lungimirante nel porre fine alla continua fuoriuscita di materiali dal territorio, alla perdita di materiali dal territorio, poiché questi materiali che venivano rinvenuti ad Aquino non si fermavano ad Aquino, poiché non c'era una struttura museale, ma venivano portati in altri musei del Lazio, nei magazzini del Lazio. Ci sono ancora ad oggi molti reperti che provengono da Aquino nei magazzini di Tivoli o ancora nel museo di Minturno, sempre nel Lazio ma in provincia di Latina, nel vicino Museo Nazionale Carettoni di Cassino. Insomma, i materiali di Aquino erano stati dispersi tra più situazioni. Quindi alla fine degli anni 90 l'amministrazione aveva voluto porre fine a questa dispersione di materiali creando questo museo. Il problema è che quando all'inizio è stato creato questo museo, evidentemente chi lo ha progettato non aveva ben chiaro quale fosse il patrimonio a disposizione del museo che stavano creando. Questo ha generato non pochi problemi nella realizzazione poi di questo museo e nell'immagine che io ho ereditato nel 2013. Quando sono entrato, quindi, è stato necessario innanzitutto capire quale fosse l'entità del patrimonio all'interno di questo museo e tentare di recuperare e salvare il possibile, anche perché bisogna dire una cosa da subito: questo museo ha dovuto da subito fare i conti con il cambiamento delle leggi che hanno portato al passaggio da, diciamo, le competenze che erano della provincia poi alle regioni, e quindi la perdita di numerosi fondi che erano a disposizione dei musei civici. Quindi io mi sono insediato nel momento in cui fondi non ce n'erano più. C'erano dei fondi, o meglio, ci sono stati dei fondi a partire dallo scorso anno regionali, emanati dalla Regione Lazio, ma che vengono finanziati per reti di musei, non per singoli musei. Quello che accadeva prima invece era che ciascun museo progettava ogni anno sulla base delle proprie esigenze e la provincia andava poi a finanziare questi progetti, ovviamente in base alla validità del progetto stesso. Quando io invece sono entrato, purtroppo questi fondi non c'erano più, per 2 anni siamo stati completamente senza fondi e quindi abbiamo potuto iniziare questo risanamento basandoci soltanto su un piccolo finanziamento che ho rintracciato presso
una delle grandi industrie del territorio, che è la Weber Saint-Gobain, e attraverso i fondi che possono arrivare da un piccolo assessorato alla cultura come quello che può essere l'assessorato del comune di Aquino, che ha 6.000 abitanti, quindi potete immaginare quanti soldi possa avere a disposizione. Dopo ve lo dirò quanti soldi abbiamo avuto a disposizione per la ristrutturazione. Vi dicevo però che non si parte così, non si parte e si dice questo non mi piace, allora lo rifaccio, no. In realtà andava studiata la situazione per quello che era e una volta individuate le criticità di questo museo andavano evidentemente riparate in qualche modo. La prima cosa è stata quella di ridefinire la missione di questo museo, ma ridefinire anche sulla base del patrimonio che il museo aveva al suo interno quello che doveva essere la storia che il museo voleva raccontare. Quando il museo di Aquino è nato, sulla delibera comunale era scritto che il museo avrebbe salvaguardato le testimonianze della storia del comune di Aquino a partire dall'età preistorica fino all'età moderna. E questo in realtà era quello che era stato, che avevano tentato di fare all'interno di questa struttura. Ma capite bene come all'interno di 300 metri quadri circa, se non c'è una distinzione ben precisa e non c'è una progettazione molto precisa degli spazi e dei confini, il tutto rischia di diventare una sorta di Wunderkammern, quindi di camera delle meraviglie, in cui tutti gli oggetti confluiscono senza alcun criterio. E questo era un po' quello che era successo nel Museo di Aquino. In origine il progetto prevedeva che vi fossero quattro sezioni: una sezione di preistoria, una sezione di storia romana, o meglio archeologia romana, una sezione di archeologia medievale e una sezione dedicata alla storia moderna e contemporanea. Purtroppo con il passare degli anni gli spazi avevano finito per confondersi tra di loro. Evidentemente forse all'inizio una distinzione doveva esserci, ma con il passare degli anni e le nuove donazioni fatte al museo, i nuovi rinvenimenti eccetera, questo museo era diventato appunto una sorta di luogo in cui tutti pensavano di poter portare i propri oggetti ritenuti più o meno antichi e di poterli vedere esposti all'interno di quello che era la gloria del comune, quindi il museo locale. Per cui quando io sono arrivato ho trovato all'interno del museo una situazione in cui le iscrizioni romane condividevano lo stesso spazio e in alcuni casi la stessa vetrina con costumi ciociari realizzati da un istituto locale, un istituto superiore locale, negli anni 80-90 credo, oppure le monete d'età romana condividevano lo spazio con le tazze lasciate dalle truppe tedesche durante l'occupazione del territorio. Tutto questo conviveva in maniera armoniosa in uno spazio, poco armoniosa direi, in uno spazio in cui effettivamente non si capiva più dove si trovava il confine tra l'una e l'altra epoca. Una volta quindi individuata quale voleva essere la storia che il museo voleva raccontare, e questo è stato fatto sulla base del riesame del materiale a disposizione, abbiamo individuato i percorsi di visita. I percorsi sono attualmente quelli costituiti dalla sezione di preistoria e protostoria, la sezione preromana e romana, dopo vi spiegherò anche perché queste due sezioni sono insieme, e all'interno di questa sezione abbiamo creato, sempre sulla base del patrimonio disponibile, una sottosezione con un focus sui monumenti funerari romani e infine una sezione medievale. Evidentemente è scomparsa intanto la sezione dedicata all'età moderna. Ed è scomparsa non perché non la riteniamo importante, ma semplicemente perché all'interno di questo spazio, che è di per sé abbastanza ristretto, perché 300 metri quadri forse possono sembrare tanti per un'abitazione privata, ma per un museo sono davvero pochi.
Quindi questi materiali li abbiamo per il momento incamerati all'interno dei nostri magazzini e speriamo che eventualmente in anni futuri, con una progettazione di ampliamento che già stiamo vagliando, si possa prevedere anche una sezione da dedicare agli ultimi avvenimenti bellici, che certamente hanno avuto anche una parte importante nella storia del territorio. Una volta ridefinita quindi la tipologia di museo, che ad oggi è quindi un museo archeologico, è stato necessario anche capire quale fosse il nucleo più importante di questo museo archeologico, ed era sicuramente costituito dal materiale di età romana, e per questo c'è stato anche un cambiamento nel logo del museo stesso. Siamo passati dal vecchio logo, che era questo costituito da questo pezzo molto interessante, molto bello, che è esposto all'interno del museo, con una fiera, parte di dell'arredo liturgico di una delle cattedrali di Aquino. Questo è un mosaico incassato all'interno di un elemento in marmo che vedremo più avanti, ma che evidentemente andava a connotare una situazione medievale, andava ad individuare una situazione medievale, quando invece il museo è più tipicamente un museo di archeologia romana. E quindi abbiamo invece spostato l'attenzione su un altro logo, che è quello che vedete qui, appunto, questo stilizzato, con l'auriga che conduce questa quadriga e lo sparsor sotto i cavalli. Non è scelto a caso questo tema, perché lo ritroviamo su quello che è forse il pezzo di punta del Museo di Aquino, e cioè il sarcofago delle quadrighe, che è ritornato al Museo di Aquino soltanto alla fine del 2011, inizi del 2012, dopo che era stato trafugato da Aquino. Un rinvenimento della Guardia di Finanza, che quindi portava grande lustro al Museo di Aquino, poiché si tratta di un pezzo molto molto interessante, e secondo noi meritava di finire sul logo del museo. Il museo di Aquino, prima, come vi dicevo, era fatto di tante realtà, tutte ammassate all'interno di questa struttura, in cui peraltro lo spazio, e mi riferisco a tutte le superfici visibili, erano completamente occupate da poster, pseudo approfondimenti didattici, che poi effettivamente, adesso lo vedremo anche più avanti, di didattico avevano poco. Innanzitutto, oltre a ridefinire gli spazi, di cui parleremo tra breve per quanto riguarda la storia del secondo RIC, cioè quella del non tanto del ridefinire quanto del riqualificare anche, per invece ridefinire, abbiamo iniziato a ridefinire quella che era la missione del museo, perché questo museo era rimasto più o meno aperto per 13 anni, ma aveva perso di vista quello che dovrebbe essere un po' lo scopo di un museo, cioè quello di occuparsi del suo territorio, della sua gente, di occuparsi di fare cultura per il territorio, di produrre cultura per il territorio, di costituire anche un centro per avvicinare la gente alla cultura e alla storia del territorio. La prima mostra che abbiamo fatto è stata nel marzo del 2014, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Libraria del Lazio, perché voi sapete bene che la città di Aquino è legata a San Tommaso d'Aquino, ha dato i natali probabilmente, ma non entro nel merito della questione, perché qui c'è una diatriba da sempre accesa con la vicina città di Roccasecca, quindi non mi permetto di stabilire se l'abbia dato Roccasecca oppure Aquino, però insomma la figura di San Tommaso è sicuramente legata alla città di Aquino. E la prima mostra che abbiamo fatto è stata in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica del Lazio, riproponendo all'interno di questo museo, che intanto era stato svuotato in una sezione abbastanza ampia di tutte quelle antichità che non erano antichità, come i pali della luce dell'inizio del Novecento, anzi degli anni 50 direi, oppure altri attrezzi della civiltà contadina e cose del genere. E in questa sezione abbiamo allestito questa mostra con i volumi che provengono dalle biblioteche commentuali del Lazio meridionale. Voi sapete che a livello di commenti e abbazie il Lazio meridionale ha una storia molto importante, soprattutto a livello di biblioteche.
Abbiamo un po' fatto una cernita di alcuni dei volumi prodotti tra 500, 600 e 700 e li abbiamo portati in mostra al Museo di Aquino. Erano ovviamente tutte opere del dottore Angelico, quindi di San Tommaso di Aquino. E poi ridefinire vuol dire anche pubblicare e quindi abbiamo riaperto una collana di studi che qui è stata presentata in quest'ultima versione nel 2017, in cui abbiamo raccolto studi che non ponessero soltanto lo sguardo sul territorio, ma che si allargassero ad altre situazioni, perché restare chiusi solo ed esclusivamente agli studi locali, tentando ogni anno di cercare la novità quando magari novità non ce ne sono, risulta complicato. Invece gli studi è giusto che fossero aperti a tutti, e all'interno di questo volume abbiamo raccolto i contributi del professor Solin, esimio epigrafista finlandese, i contributi dell'Eforo della Beozia, i contributi di alcuni professori dell'Università di Cassino, insomma ci sono grandi nomi all'interno di questo volume. E poi ovviamente abbiamo ripreso un po' la situazione delle mostre, dando però attenzione a quegli artisti che in qualche modo ci venivano anche segnalati. Io vi confesso, io sono un archeologo di formazione, quindi con l'arte contemporanea ho diciamo poca dimestichezza, per cui mi sono affidato a chi all'interno dell'Università di Cassino si occupa di questo, ed è la professoressa Caterina Toschi e la professoressa Ivana Bruno, e con loro abbiamo progettato delle mostre di artisti contemporanei viventi, che avevano peraltro e che hanno esposto in sedi molto più importanti di quella del Museo di Aquino, come il Museo Nazionale Romano, il Chiostro di Santa Chiara a Napoli, il Chiostro del Bramante a Roma. Questa è una delle ultime mostre del maestro Migliozzi, che ha portato queste ceramiche e questi dipinti su pietra lavica al museo. Poi, grazie a queste mostre, abbiamo avuto anche la possibilità di avere spazio su testate giornalistiche nazionali. Questo è il Corriere della Sera, con la mostra del maestro Paternostro, che è il, pare sia l'ultimo dei rappresentanti dei pittori ad Encausto, e anche lui appunto al Museo di Aquino ha avuto il suo momento. E poi ridefinire vuol dire anche ricominciare a la ricerca sul campo, sul territorio. E abbiamo ripreso le ricerche, in realtà non avevamo i soldi a disposizione neanche per questo, e sapete che una campagna di scavi costa molti soldi, e quindi anche in questo caso per una parte ci siamo appoggiati su un piccolo finanziamento privato, una parte sui fondi dell'assessorato alla cultura del comune. E per quanto riguarda invece il terreno, che non avevamo la possibilità di acquistare, abbiamo stretto un patto con il diavolo. Il diavolo in questo caso era il proprietario del terreno, che per lunghi anni aveva continuato a lavorare questa terra, distruggendo completamente il primo strato, che era quello più alto. Sapevamo di andare a colpo sicuro su questo terreno perché c'erano dei resti in superficie riferibili ad una delle cattedrali di Aquino. E il primo strato superficiale in cui ci siamo imbattuti è stato appunto quello di alcuni avanzi di pavimenti cosmateschi, che poi abbiamo portato al convegno dell'AISCOM nel 2016. E poi in successione abbiamo trovato tutta una serie di tombe che probabilmente sembrano appoggiarsi ad una tomba molto più grande, molto più importante. Abbiamo dalle fonti antiche la notizia che presso questa cattedrale doveva trovarsi la tomba del vescovo Costanzo, nonché santo, quindi San Costanzo Vescovo, e ci è parso, per la tipologia di sepolture trovate, per la tipologia del grande monumento a cui tutte queste tombe si appoggiano, di esserci imbattuti in una sepoltura ad sanctos, come si dice, con tutte le tombe che si appoggiano alla tomba del santo vescovo nella speranza della risurrezione. In effetti da questa zona arriva anche il coperchio dell'urna cineraria con l'iscrizione che ricorda appunto che dovevano essere conservate qui le ossa del vescovo Costanzo.
E poi ridefinire vuol dire anche riaprire, finalmente, anzi aprire, perché il Museo di Aquino non aveva mai fatto nulla di questo tipo, aprire ai laboratori didattici. Ci siamo occupati di una fascia che ha interessato i ragazzi, la dottoressa Floristi lo sa bene perché se ne è occupata lei, i ragazzi dai 4 anni fino a 16 anni circa, e in alcuni casi questi ragazzi hanno lavorato a progetti congiunti. Qui per esempio stavano producendo un mosaico che poi hanno riportato nelle loro scuole come elemento di arredo per la scuola. Riqualificare, questa è purtroppo la situazione in cui mi sono imbattuto quando sono arrivato al Museo di Aquino. La mia non vuole essere un'accusa nei confronti di nessuno, sia chiaro, perché ciascuno di noi ha anche una visione che gli deriva dagli studi che ha fatto, dal percorso che ha seguito, una visione diversa del museo. Però ci sono delle situazioni di decoro che non possono essere bypassate in nessun modo. All'interno del museo purtroppo la situazione, quando io sono arrivato era questa, quindi soffitti che grondavano anche acqua perché c'erano delle perdite dal soffitto, intonaci che venivano giù in continuazione e quant'altro. E poi il problema è stato quello di andare a contrastare un po' quella che era stata la linea fino ad allora adottata all'interno di questo museo, che prevedeva la costante spasmodica ricerca di uno spazio libero sulle pareti da poter riempire con i vari poster e i vari diciamo documenti. Peraltro chiunque si sia occupato un po' di museologia e abbia avuto tra le mani un testo di museologia sa bene che un pannello di questo tipo all'interno di un museo non ha alcun impatto sul visitatore e non ha alcuna valenza, perché io vi dico che prima di staccare tutti questi poster ho riflettuto molto, sono rimasto tante volte in sala dietro ai visitatori, altre volte li ho osservati dai monitor. Nessuno dei visitatori che è entrato nel Museo di Aquino mentre ancora c'erano tutti questi pannelli attaccati ha letto una sola parola di quella che c'era scritta su questi poster. Peraltro i poster erano abbastanza devianti, nel senso che nessuno di questi poster, se non 2 o 3 massimo, parlava o dava informazioni al visitatore su quelli che erano i pezzi esposti all'interno del museo, su quella che era la storia di Aquino. In questo caso, per esempio, questo pannello è un pannello sul Placido Cassinese, perché evidentemente piaceva al Placido Cassinese. In quest'altro pannello invece abbiamo una veduta così ad uccello sulle signorie dell'Italia comunale, eccetera. Qui ci sono delle vedute invece di Aquino, insomma c'erano dei pannelli che tutto facevano tranne che aiutare il visitatore all'interno di questo percorso, quindi questa situazione andava assolutamente cancellata. Ecco, questi appunto sono 2 dei pannelli, guardate, che c'erano all'interno del museo. Ovviamente tutto questo è stato cancellato, anche questo è stato cancellato perché questo disordine era insopportabile, inaccettabile. Il problema però è che in questo museo era stato fatto un errore all'origine, e cioè chi aveva progettato il museo non sapeva quali fossero i materiali che sarebbero stati esposti all'interno del museo, e quindi aveva progettato degli spazi espositivi senza conoscere effettivamente che cosa inserire all'interno di questi spazi espositivi. Aveva progettato dei cassoni espositivi senza sapere che cosa sarebbe stato esposto all'interno di questi cassoni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io ad oggi mi ritrovo con vetrine di questo tipo che, ripeto, per l'assenza di fondi non posso cambiare sulla base dei materiali che invece ho a disposizione, che non sono spesso e volentieri adatte ad esporre i materiali che noi avremmo bisogno di valorizzare in maniera diversa. E poi c'era un altro problema, e quindi che cosa si faceva? Queste vetrine, essendo molto grandi, inserendo i piccoli frammenti, risultavano dei contenitori, dei grossi contenitori vuoti, e allora piuttosto che vederli vuoti era meglio riempirli di tante pareti di vernice acroma, di tante anse di vasi, di tanti frammenti di marmo colorati, perché il marmo colorato fa scena, ma senza poi però effettivamente dare importanza agli oggetti che erano all'interno della vetrina. E poi c'era un disordine assoluto, vedete, anche nella disposizione delle vetrine,
una vetrina longitudinale con un'altra che invece si sviluppava in altezza. Diciamo che c'è peraltro vetrine che andavano poi a stagliarsi contro quelle stesse pareti sulle quali erano stati progettati dei pannelli didattico-espositivi, e quindi il visitatore non poteva neanche più leggerli volendo quei pannelli perché c'erano davanti le vetrine. E poi c'erano problemi di questo tipo, quindi le monete sulle lenzuola di raso, le iscrizioni che condividevano lo spazio con le monete. Questa è una vetrina peraltro destinata ad essere una vetrina a banco, destinata ad essere vista su quattro lati, ma era posta contro muro, come potete vedere. All'ingresso, appena si entrava nel museo, c'era questo scaffale che accoglieva i visitatori, sul quale venivano appoggiati i pezzi che provenivano dalle ricognizioni condotte nelle campagne circostanti. Quindi chiunque entrava poteva apprezzare ciò che era stato trovato il giorno prima. Sulle zone d'esposizione spesso e volentieri trovavamo anche dei fili della corrente, come in questo caso, che passavano e che condividevano lo spazio. Vedete, questi sono frammenti di ceramica protostorica che condividono lo spazio con un'iscrizione d'età moderna, peraltro appoggiata per terra su questa base. E poi questa è la situazione delle mostre all'interno del Museo di Aquino, in cui i quadri venivano appesi sulla struttura stessa. Peraltro non vi parlo neanche della scelta degli artisti chiamati ad esporre all'interno del museo. È stato necessario quindi iniziare a ridefinire un po' quelli che erano gli spazi del museo, e poiché quello che doveva parlare non erano le ricerche del direttore del museo o le immagini del padre del sindaco del comune o altro, ma dovevano parlare i pezzi, perché i pezzi avevano una loro forza e una loro importanza, abbiamo deciso di eliminare tutto questo apparato che c'era appunto nel museo di Aquino, e di lasciare che i pezzi si stagliassero su delle pareti colorate con colori diversi a seconda del percorso cronologico in cui erano stati posti. Per farlo, sempre per la storia della mancanza di fondi, ci siamo affidati con, diciamo, un piccolo concorso interno a degli artisti che erano di fresca formazione del liceo artistico di Cassino e che, dopo aver visionato, insomma, gli avevamo commissionato dei lavori, abbiamo visto quali lavoravano meglio e li abbiamo chiamati poi all'interno del museo per cercare di aiutarci e soprattutto per risparmiare ciò che non avevamo a disposizione. Quindi gli artisti al lavoro, qui stavano ricreando una pianta appunto della città di Aquino, e questo è quello che è accaduto dopo questa, diciamo, riqualificazione degli spazi interni. Innanzitutto abbiamo stretto, anche per mancanza di personale, un accordo con l'Istituto Alberghiero e con l'Istituto Turistico nello specifico, perché nelle occasioni importanti abbiamo bisogno di personale qualificato. Abbiamo avuto molte visite importanti, tra poco lo vedremo, e durante queste visite ci siamo sempre trovati al fianco i ragazzi, per esempio, dell'Istituto Turistico, che con le loro divise, con i loro studi, hanno saputo accogliere i nostri ospiti. E questi sono gli spazi così come sono risultati dopo la ridefinizione appunto la riqualificazione interna. Inoltre i vecchi pannelli che avevamo visto poc'anzi sono stati sostituiti da cartellini che sono posti accanto all'opera e che prevedono delle informazioni di massima rapidamente consultabili dai nostri visitatori, e poi degli approfondimenti per coloro che invece sono interessati ad approfondire, per esempio, le vicende di un determinato reperto. E questa è la situazione così come appariva il sarcofago delle quadrighe prima della nuova esposizione all'interno di questo spazio blu. Il sarcofago era stato posto all'ingresso su questo lenzuolo blu elettrico e contro questo fondo in cui si voleva spiegare tutta la topografia del Lazio meridionale, della città di Aquino, eccetera. Questo è il sarcofago delle quadrighe, che è un ritorno importante per il Museo di Aquino, perché nel 2011 la città di Aquino ha potuto riabbracciare questo pezzo che aveva perduto nel 1991.
Il sarcofago si trovava all'interno della chiesa della Madonna della Libera, quel monumento romanico che abbiamo visto poc'anzi, perché dagli anni 50 del secolo scorso era stato utilizzato come supporto per l'altare maggiore. Quindi aveva funto da altare maggiore per diversi anni, fino al 1991, quando, durante i lavori di restauro, il sarcofago era stato rubato. Ed era stato rubato una prima volta e nell'arco della stessa giornata era stato riportato ad Aquino, perché rintracciato sull'autostrada del Sole, in direzione nord, e poi, dopo neanche 5 giorni, il sarcofago è scomparso per una seconda volta. Questa volta però è scomparso per 20 anni, perché dal 1991 è stato ritrovato soltanto nel 2011 dalla Guardia di Finanza in Inghilterra. Poiché il curatore testamentario di questo signore che l'aveva fatto rubare si era accorto che il pezzo era privo di qualsiasi certificazione, quindi non poteva neanche essere trasmesso, e pertanto aveva preso contatti con la Guardia di Finanza italiana e, dopo una serie di accertamenti, il pezzo è finalmente tornato ad Aquino. Quindi è stata una casualità. Però il pezzo è molto interessante, peraltro al momento se ne stimano 11 con la rappresentazione della corsa delle quadrighe all'interno del, si dice in genere, circo massimo, io direi più in generale del circo, di un circo. Si tratta, come potete vedere, di 4 squadre, come siamo del resto abituati a vedere anche sui mosaici del palazzo di Palazzo Massimo a Roma. Ciascuna di queste squadre rappresenta una stagione e doveva essere rappresentata anche da un colore differente. Il sarcofago è stato posto all'interno di questo spazio esclusivamente dedicato al sarcofago, e dove lo spettatore ha anche, il visitatore ha anche la possibilità di avvicinarsi ed allontanarsi per poterlo ammirare meglio. È un pezzo molto importante, soprattutto perché attesta, assieme all'altro reperto importante che viene da Aquino, che è il vaso dello zodiaco, l'esistenza evidentemente di officine locali che rielaboravano i disegni, i cartoni che venivano fatti dalle officine urbane. Anche in questo caso si tratta di una rielaborazione locale, poiché se guardiamo invece gli stessi sarcofagi con rappresentazione di quadrighe all'interno del circo, quindi con la stessa identica dinamica, la stessa scena, ma elaborati dalle officine urbane, ci rendiamo conto che questa risulta una semplificazione del cartone iniziale. E peraltro ci sono evidenti tracce, evidenti elementi che alludono alla fattura locale del reperto. Nel 2015 il Museo di Aquino è stato intitolato all'archeologo siriano Khaled al-Assad per volontà del presidente Zingaretti della Regione Lazio. Siamo risultati il museo più produttivo di quell'anno a livello di qualità dell'offerta di ciò che facevamo. I nostri programmi ovviamente sono sempre seguiti e censiti dalla Regione Lazio, perché noi facciamo parte come museo dell'OMR, cioè Organizzazione Museale Regionale Sistema Proust. Facendo capo a questa organizzazione, tutto ciò che facciamo all'interno del museo passa attraverso la regione. La regione ha fatto notare al presidente Zingaretti che in quell'anno il museo di Aquino organizzava, ma del resto lo facciamo ancora, aveva organizzato rispetto agli altri musei un numero di eventi e di laboratori, concerti ed altro importante. Il presidente aveva voluto che nell'ottobre del 2015 questo museo venisse dedicato appunto alla figura dell'archeologo siriano Khaled al-Assad. Contemporaneamente, in quell'occasione, c'è stata la riacquisizione della collezione Spezia Pelagalli, una collezione privata. Abbiamo battuto molto sulla riacquisizione delle collezioni private all'interno del museo. Qui vedete soltanto alcuni dei reperti della collezione Pelagalli e sono stati esposti all'interno di questo angolo, di questo spazio. In più, tutti questi spazi sono stati sempre dotati di un percorso didattico per bambini, e a guidare i bambini in questo percorso didattico ci sono questi due personaggi: Epinice, che prende il nome da questa iscrizione funeraria presente all'interno del museo di una ragazza morta all'età di 23 anni circa,
Ovviamente l'altro personaggio non poteva che chiamarsi Giovenale. Trovandoci ad Aquino, essendo la patria del poeta latino Giovenale, non poteva che chiamarsi Giovenale. Questi due personaggi tentano di spiegare cose che sembrano difficili, aspetti dell'archeologia che sembrano difficili, del mondo antico, della vita del mondo antico, ai bambini che frequentano il Museo di Aquino. Questa è un'altra parte sempre del museo, sempre la sottosezione di approfondimento dedicata al mondo funerario, e infine l'ultima parte invece la sezione di archeologia medievale contraddistinta dal colore giallo, in cui troviamo questi reperti, tra cui appunto anche quello di cui vi parlavo prima, il frammento che poi aveva dato luogo alla creazione del logo del Museo di Aquino. Quando abbiamo riqualificato, abbiamo dovuto mettere mano anche ai giardini del museo, che peraltro costituiscono uno dei luoghi in cui maggiormente il Museo di Aquino può lavorare con i laboratori didattici, con le conferenze, con i concerti e quant'altro. Il giardino è stato risistemato il prato, piantumazioni nuove, rose, alcuni uliveti, è stato risistemato anche lo scavo che c'è all'interno del giardino. I viali che costeggiano all'interno del giardino i corsi d'acqua delle forme di Aquino e, come vi dicevo, le nuove piantumazioni all'interno del giardino. Sono stati peraltro posti sempre nel giardino alcuni pezzi che evidentemente non era possibile musealizzare, sia per una questione di spazio che diciamo per una questione tra virgolette di importanza, passatemi il termine, alcuni frammenti che quindi oggi si trovano in questa sede, e quindi il giardino ha potuto così ospitare delle importanti manifestazioni grazie a questa capienza e a un luogo che si presta particolarmente. Ma a un certo punto, fatto diciamo il museo, bisognava farlo conoscere all'esterno. E per farlo conoscere bisognava rilanciarlo creando delle occasioni pubbliche. Bisognava fare in modo quindi di portare al Museo di Aquino personaggi che attraverso la stampa che portavano con sé poi potessero restituire anche al museo in termini di pubblicità qualcosa. Così è stato il caso del presidente Zingaretti, più volte del prefetto, del presidente della regione, del presidente dell'Europarlamento David Sassoli, di molti esponenti del Vaticano. Qui vediamo il cardinale Giovanni Battista Re, ma abbiamo avuto anche altri cardinali, il rettore dell'Angelicum qui di Roma, il segretario di Papa Ratzinger. E poi per rilanciare a un certo punto si è presentata anche l'occasione di poter avere la pubblicità derivante da mostre internazionali. In questo caso abbiamo messo a disposizione il sarcofago delle quadrighe della mostra ufficiale delle Olimpiadi 2016 che si è tenuta a Rio de Janeiro, e quindi ho portato personalmente, anche direi sulle mie spalle rispetto alle situazioni che poi abbiamo trovato al museo di Rio de Janeiro, il sarcofago a Rio de Janeiro, dove è stato esposto nella mostra sui giochi nell'antichità realizzata dal Museo Nazionale de Bellas Artes di Rio de Janeiro. E abbiamo poi realizzato una serie di documentari per la televisione. Quindi abbiamo fatto in modo che il Museo di Aquino potesse avere accesso anche alla televisione e potesse quindi raggiungere persone anche piuttosto lontane. Quando però abbiamo fatto la revisione dei materiali all'interno del museo, come vi ho detto, molte vetrine sono risultate piene di materiali che a livello didattico avevano un valore pressoché scarso. Non si poteva lasciare all'interno del museo vetrine piene di frammenti di pareti di vasi o frammenti di marmo, eccetera. Bisognava fare una scrematura, ma questa scrematura aveva portato anche a svuotare molto il museo.
E quindi abbiamo tentato di riprendere i rapporti con la soprintendenza, che questo museo aveva chiuso qualche anno prima a causa dei rapporti burrascosi che c'erano tra l'amministrazione comunale precedente e la soprintendenza, nonché la direzione del museo precedente e la soprintendenza, e abbiamo iniziato a far capire che si poteva rinnovare la fiducia a questo museo. I primi che l'hanno capito però, stranamente, non sono stati i vertici della soprintendenza, che ci hanno messo più tempo, ma i cittadini, i privati cittadini. E quindi la riacquisizione è partita proprio dalle collezioni private. Abbiamo iniziato a riacquisire materiali che erano fino ad allora conservati in collezioni private. Subito dopo è stato necessario ovviamente provvedere anche alla ricerca di fondi per il restauro di questi materiali, che spesso si trovavano all'interno di giardini privati in condizioni diciamo non molto favorevoli ad un museo, e quindi abbiamo iniziato a riportare al museo materiali che in qualche modo si trovavano altrove, spesso in collezioni private, in qualche caso nei musei nazionali, chiedendo appunto la restituzione al Museo di Aquino, in un caso come in questo nella collezione stessa del Comune di Aquino, ma non nella sede del museo, poiché questo grande frammento di fregio continuo, peraltro con motivi d'armi, era conservato all'interno della casa comunale in un angolo dove non veniva visto da nessuno e quindi andava recuperato al museo ed esposto all'interno del museo. Andavano recuperati altri pezzi, come questi leoni funerari, molto, molto interessanti, e li abbiamo portati in parte nelle sale del museo. Vi assicuro che il Signore non sta battendo contro il rilievo, ma contro il ferro, questo sia chiaro, la precisazione. Però, insomma, per farvi capire il corso d'opera, anche se sembra che stia riscolpendo la pietra, però non è così. E andavano riportate all'interno del museo anche alcune sculture spostate, eccetera. Le donazioni private sono arrivate poi di lì a breve come un fiume in piena. A un certo punto abbiamo ovviamente anche lì dovuto fare una scrematura, perché chiunque poi pensava di poter portare qualunque cosa al museo, e quindi abbiamo dovuto fare una scrematura. Un tesoretto di monete molto molto interessante, alcuni frammenti scultori, una zanna di Elephas Antiquus che è andata ad arricchire la sezione di preistoria e protostoria del museo, assieme all'atlante dell'elefante e alla mandibola dell'elefante stesso. Alcuni frammenti di cartibula, come questo in alto a sinistra, e poi le recenti donazioni di un elmo Negau di V secolo avanti Cristo, un disco pettorale o cardiofilax, una collezione anche questa di reperti ceramici, le monete, che sono una cosa interessantissima per il nostro museo, perché sono due monete del conio della zecca di Aquino e un'altra moneta, sempre del III secolo a.C., della stessa lega di cui faceva parte anche Aquino, ma che proviene da Cales, quindi l'antica Calvi, Cales, odierna Calvi risorta. Peraltro questa moneta ha sul dritto l'etnico scritto con lettere greche, che al momento non sembra essere censito dal Sambon, che si era occupato del censimento delle monete della zecca calena. E poi appunto alcuni reperti, ne parlavo prima con il direttore della collezione Spezia Pelagalli, interessanti questi Mariani prima, poi Spezia Pelagalli, interessanti queste urne cinerarie che sono tipiche della zona del Lazio meridionale, di una parte anche della piccolissima del Sannio, e l'ara di Papinia, fortemente nota alle cronache archeologiche per essere l'ara di una ballerina di Aquino, ma che poi oggi in realtà, rivedendo bene l'iscrizione, non sembra essere assolutamente l'ara riferibile ad una ballerina, anche perché i simboli rappresentati sui due lati dell'ara non sembrano diciamo potersi attribuire a questo tipo di professione. E poi alcune riacquisizioni da musei statali, come il frammento che arriva direttamente da Palazzo Massimo, quindi qui da Roma, del grande monumento di Gaio e Panio Filone, di cui il Museo di Aquino conservava l'altra metà.
Quindi noi conservavamo all'interno del museo una metà piuttosto piccola rispetto a questo, e al museo di Palazzo Massimo invece nel 1902 era arrivato questo frammento. Chi lo aveva acquistato, perché allora si facevano acquisti, lo aveva incamerato scrivendo nell'inventario che il pezzo era di provenienza ignota, forse abruzzese. Quando negli anni 90 lo Schörner ha studiato i rilievi con Girali d'Acanto e ha fatto questa grande, diciamo, raccolta, ha studiato anche il pezzo che era al Museo di Aquino, l'altro pezzo. E a un certo punto ha detto: guardate che questo pezzo ha l'altra metà nel museo di Palazzo Massimo, e mi dispiace dire che quella provenienza ignota che segnalano a Palazzo Massimo va in realtà intesa come provenienza da Aquino. Questo ce lo dice sia la continuità nel fregio stesso, sia l'architettura del monumento e sia l'iscrizione stessa. Quindi le due parti sono state riportate al museo, stiamo attendendo per l'integrazione centrale in maniera tale da dare al visitatore la possibilità di ammirare effettivamente il museo, così il pezzo, la fronte di questo monumento funerario così come doveva apparire in antico. E poi un'acquisizione recentissima, mi perdonerete se c'è la scritta sopra, ma adesso vi spiego anche perché. Una riacquisizione recente che è frutto di una restituzione fatta soltanto mercoledì di questa settimana, un ritorno al Museo di Aquino, che è quello di questa testa colossale che vedete alla vostra destra, che era stata trovata assieme al più noto vaso dello Zodiaco, che poi a causa di quei rapporti, diciamo, un po' burrascosi tra il museo e la soprintendenza, anziché arrivare al Museo di Aquino era stato portato al Museo di Cassino. Il vaso dello Zodiaco si trova ad oggi ancora conservato nel Museo di Cassino, ma per una politica che francamente non riesco a capire, questi due pezzi che erano stati trovati all'interno di uno stesso contesto erano stati poi divisi, per cui il vaso era stato portato a Cassino, la testa era stata portata nel museo di Minturno. Soltanto mercoledì abbiamo ricevuto la restituzione della testa. Io sono in contatto con la dottoressa Gabrielli oramai da 2 anni per tentare la restituzione di due pezzi importanti al museo di Aquino. Uno è quello del vaso dello Zodiaco, l'altro è il noto letto funerario in osso che è stato anche in mostra qui a Castel Sant'Angelo qualche tempo fa, per il quale però il polo museale del Lazio non sembra, insomma, volerci accordare la restituzione. Ma poiché in questi giorni il polo ha rinaugurato, ha riaperto una sua sede anche ad Aquino, perché la casa, cosiddetta casa natale di San Tommaso, è ad oggi un museo che fa parte del polo diretto dalla dottoressa Gabrielli, sembra possibile per il futuro che questi due pezzi possano rientrare ad Aquino, e di questo siamo già in qualche modo felici, non nella struttura del museo archeologico, ma nella struttura che sta comunque sotto le dipendenze della dottoressa Gabrielli, che è quella della casa di San Tommaso. Io con queste ultime immagini e con l'auspicio che il vaso dello Zodiaco possa ritornare assieme agli altri pezzi al Museo di Aquino, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande sono a vostra disposizione. Grazie. Grazie. È proprio il caso di dire che quando i musei vanno in mano di professionisti del settore, assumono quella rilevanza che gli compete, senza nulla togliere a nessuno. Insomma, immagino chi ha operato prima di lei abbia cercato di fare del suo meglio, ma questa, ci teniamo a sottolineare, la differenza fra musei diretti da professionisti che hanno competenza nella materia che quel museo esprime e chi lo fa magari per passione, insomma. Insomma, è una cosa da rilevare, perché tocca anche il tema del professionismo e della professionalità nel settore dei beni culturali. Ci sono domande? Come sempre sapete
diamo la possibilità a chi vuole di far domande, però venendo qui, no, bisogna venire qua, se no rimane. Volevo sapere se era la via Latina o la via Casilina quella che passa. No, quella è la via Latina, è la via Latina antica. La via Casilina invece passa più lontano dalla città di Aquino, la costeggia, passa anche nel territorio della città di Aquino, ma non interessa il centro, né il centro antico, né, intendendo la città romana, né il centro moderno, centro intendendo proprio il nucleo della città odierna di Aquino. Quella che abbiamo visto basolata è l'antica via Latina. Ah, ecco. Un'altra cosa, questa, vediamo, questo RRI, la storia dei RRI, sarebbe i reperti notati. Se lei ha notato nel titolo... Se lei ha notato nel titolo della mia conferenza, tutte le ridefinire, riqualificare, riacquisire erano indicate con le maiuscole. Ecco, e quei ri della storia dei ri erano proprio quelli del ridefinire, riacquisire, riqualificare. Grazie a lei. Com'è? Ecco, qui tocchiamo un tasto dolente. Allora, però purtroppo per quello il direttore del museo non può fare molto. Allora, il museo di Aquino si raggiunge sicuramente con l'autostrada, perché noi siamo vicinissimi al casello autostradale, che è quello di Ponte Corvo Castrocelo. Peraltro, uscendo dal casello autostradale di Ponte Corvo Castrocelo, si attraversa poi tutta la città romana antica. Quindi, perché l'antica via Latina è stata ricalcata dalla moderna carrozzabile e quindi si percorre con la macchina spaccando la città romana in due. E, diversamente, si può arrivare in treno più facilmente che alla stazione di Aquino, dove poi non trovereste autobus ad accogliervi, nella stazione di Cassino, dove di fronte c'è il capolinea degli autobus, e da lì partono, credo, ogni ora o due volte ogni due ore gli autobus per Aquino. Quello sicuramente. No, non è il tuo. Il centro storico è un po' in salita, il resto della città, l'abitato moderno è tutto in piano. Il centro storico è in salita, sì. Sì, sì. Volsci e Sanniti. Però scusatemi, c'è un pubblico che guarderà questo filmato, se parlate da lì perderà gran parte del senso delle vostre domande. Io volevo fare due domande, sì. Ma una è semplice, ci chiedevamo la data, il periodo della rievocazione storica che prima abbiamo visto, e poi come avete pubblicizzato questo museo sui social, come intendete insomma far sì che tutti lo conoscano, questa è la mia domanda. Allora, per quanto riguarda la data, in genere il corteo storico è connesso alle manifestazioni di marzo del Santo Patrono, quindi di San Tommaso, per cui agli inizi di marzo, quando c'è anche il premio internazionale Veritas et Amor del Circolo San Tommaso, c'è anche il corteo storico. Però il corteo storico di Aquino so che spesso è in giro anche in altre situazioni. Per quanto riguarda invece la pubblicità che noi abbiamo fatto con il museo, è sicuramente quella che le dicevo poc'anzi, con video, documentari, questo video anche che avete visto all'inizio, questo gira sul web. Abbiamo una pagina Facebook del museo su cui pubblicizziamo tutti i nostri appuntamenti, abbiamo creato un sito che è aquinoturismo.it. Ci siamo affidati peraltro a una società esterna che è la Comunicando Leader, adesso non voglio fare pubblicità per carità, però ci siamo affidati a questa società esterna che ci sta curando molto
questa possibilità di essere presenti sul web e non soltanto sul web. Le testate giornalistiche oramai le conosciamo tutte, Archeo ci ha dedicato, peraltro tra i giornali diciamo di settore, la rivista Archeo ci ha dedicato spesso e volentieri degli spazi in occasione delle mostre, per esempio al Museo di Aquino. Abbiamo preso contatti con le agenzie di turismo di Roma, di Napoli, e quindi tentiamo spesso di trasferire, di organizzare delle giornate proprio solo ed esclusivamente per il pubblico che arriva in maniera mirata, ma non soltanto per quello, perché in occasione della primavera e dell'autunno ad Aquino si svolgono le giornate dedicate alla riscoperta del patrimonio, chiamate le cosiddette passeggiate di primavera e d'autunno, che sono una riscoperta del patrimonio artistico, storico-artistico e archeologico, ma anche enogastronomico locale, collegato con le stagioni. Per cui, anche grazie all'ausilio dell'Istituto Alberghiero di Cassino, in occasione di queste giornate, dalla mattina alla sera, è possibile compiere questi percorsi che sono non solo storico-artistici e archeologici, ma anche naturalistici, perché ad Aquino abbiamo il Parco Naturale del Vallone e con l'aiuto anche di un esperto di specie arboree, eccetera, riusciamo a fare questa passeggiata a metà tra archeologia, arte, natura, e poi alla fine si conclude con l'aspetto enogastronomico. Queste ogni anno vengono fissate in maniera diversa. Adesso per esempio abbiamo un appuntamento che è per, ne abbiamo tanti, peraltro facciamo parte anche, abbiamo preso la qualifica di città che legge, e insieme a noi in Italia l'ha presa la Biblioteca di Torino, la Biblioteca Nazionale di Torino. E con questo abbiamo organizzato un calendario per il Maggio dei Libri. In una di queste occasioni, adesso francamente è il conservatore del museo che si occupa di questo, io non ricordo di preciso la data, mi pare che il 12 di maggio ci sarà una giornata dedicata alla riscoperta del patrimonio, e avremo la possibilità, anche per voi che siete romani, di avere due acquerelli di un pittore romano famoso di Roma Sparita. Esatto. Avremo la possibilità di portarli ad Aquino e rimarranno ad Aquino dalla mattina alla sera. Poi purtroppo non avevamo i soldi per le assicurazioni e quindi abbiamo potuto fare un passaggio veloce ad Aquino, però insomma in quella giornata avremo anche questa possibilità. No, in queste giornate il museo è sempre gratuito. Negli altri giorni c'è un biglietto che è di 2 euro, ma comprende la visita non soltanto al museo, comprende la visita guidata al museo, alla chiesa della Madonna della Libera, all'arco di Marcantonio, e volendo si può abbinare o il centro storico o parte dell'area archeologica. Bene, mi sembra che il dottor Germani abbia conquistato del pubblico sul campo. Questo è lo scopo che volevamo conseguire. Se non ci sono altre domande, ringrazio davvero il dottor Germani per la sua presenza oggi pomeriggio. Come rappresentante dello Stato mi sento anche di dire, per quello che può aver valore, grazie per il lavoro che ha fatto. Insomma, davvero il museo ha cambiato volto e mi fa piacere che la Regione lo abbia promosso e riconosciuto per questi motivi. So perfettamente che fatica c'è dietro tutto questo, e quindi è bello vedere le cose come prendono forma e vanno nella giusta direzione. Il Museo di Villa Giulia è un museo che esprime in parte delle sue collezioni anche i territori del Lazio meridionale, sono in parte esposti presso la nostra sede di Villa Poniatowski, poiché per gran parte dei suoi primi 50 anni di storia è stato un punto di riferimento ben oltre quella che è l'archeologia degli Etruschi. Quindi in un certo senso c'è un legame anche con la vostra realtà. Chissà che un domani non avremo modo di ragionare su qualcosa. Stiamo già facendo ragionamenti importanti con le città cosiddette pelasgiche del sud del Lazio, che spero presto in un futuro troveranno voce ed espressione anche all'interno di questo museo in forme davvero innovative.
nel ringraziare anche il pubblico presente che ha sfidato il Venerdì Santo, vi ricordo gli appuntamenti della prossima settimana. Il 5 ci sarà, riprenderà il ciclo Gli Etruschi senza mistero, fortunatissimo, con una conferenza sull'aspetto più caratterizzante degli Etruschi, quello legato al sacro e alla religiosità. Il 5, giovedì 5 alle 17, mi raccomando, perché c'è sempre il problema dei posti in sala, quindi se ci tenete venite prima, perché oltre un tot non riusciamo ad accogliere. Il giorno dopo proseguiamo con il percorso del ciclo Storie di persone e di musei. Come vi dicevo, abbiamo girato pagina nel nostro ricco programma e saremo al Museo Civico Archeologico di Nepi, cioè il Museo Civico Archeologico di Nepi sarà qui. La settimana successiva, davvero non tornate più a casa, i cicli saranno tre, perché comincia anche il ciclo di conferenze legato ai sette colli di Roma, ispirato agli affreschi del piano nobile del nostro museo, curato da Maria Paola Guidobaldi e con relatore d'eccezione per le otto conferenze che lo caratterizzeranno, il professor Filippo Coarelli, e naturalmente le due conferenze canoniche del ciclo Storie di persone e di musei, il 12 e il 13. Insomma, avete numerosi motivi per tornare al Museo di Villa Giulia. Noi siamo aperti anche a Pasqua, non chiudiamo né Pasqua né Pasquetta, quindi se proprio non ce la fate a rimanere lontani dal nostro museo, potete venire anche a trovarci durante le festività, non chiudiamo nemmeno un giorno. Poniatowski è aperto il sabato, domani, come sempre nell'orario tradizionale. E va bene, visto che siete così attenti, il 20 e il 21, ricordatevi, siamo l'unica sede del Lazio che ospita l'evento nazionale dedicato alla cultura dell'olio e del vino, due giorni dedicati alla riflessione, anche con la possibilità di gustare ciò di cui sentirete parlare. Grazie e buona Pasqua.